stato un creatore assieme a noi, Don Alessandro Piccinelli. Buonasera a tutti. State tranquilli, non canto. E nemmeno ballo. No, va bene, io... Mattia è riuscito a nome di tutti, credo. Oppure, no, nel senso che mi ha chiesto calorosamente, ecco, di poter venire a rivederlo questa sera allo spettacolo. La prima volta era il 5 maggio del 2007, per noi interisti il 5 maggio è una data mitica che dovremmo cancellare dal calendario, ma per tutti quelli invece che hanno fatto parte di questa avventura è stata la prima uscita. Ecco, la mia è stata solo un'idea, io non ho fatto nient'altro, cioè le musiche, i testi, i balletti, le canzoni. Non c'entro assolutamente niente, non è assolutamente, ecco, merito mio, io solo ho avuto, tra virgolette, l'idea di suggerire nel primo anniversario della morte di Giovanni Paolo II, ecco, uno spettacolo che attraverso il linguaggio dei giovani, il canto, la recita, alcuni messaggi, potesse, ecco, trasmettere, ecco, quello che questo Papa ci ha trasmesso per tanti anni facendo un servizio così prezioso alla Chiesa. Soprattutto, ecco, io ho insistito tanto, sento che prima anche Don Giorgio il parroco l'ha ricordato, sulle orme di Carol, sarebbe un titolo anche un po' per certi aspetti sbagliato, sulle orme di Gesù Cristo, seguendo l'esempio, ecco, di questo Papa, di questo grande Papa per i giovani, e con il linguaggio dei giovani che continuasse a parlare anche alle generazioni che non l'hanno conosciuto come invece l'abbiamo conosciuto noi. Ecco, io ho avuto solo questo, tra virgolette, merito, per il resto è tutta colpa o merito, veramente, di questi ragazzi, che alcuni ho rivisto, qualcuno magari nel 2007 era un po' più piccolo e magari aspirava e sognava di poterlo cantare, poterlo recitare. Vederlo qui questa sera mi sono commosso, emozionato, perché è una di quelle cose che per un prete, per un sacerdote, ecco, si vedono un po' i frutti, ecco, di quello che si è fatto, ecco, nel periodo in cui si è stati in una comunità, in una parrocchia. Veramente grazie, e facciamo un bel applauso allora per loro, per i ragazzi, per chi ci ha lavorato, per chi ci ha creduto. Dopo, la seconda cosa, il motivo per il quale sono venuto, se puoi stuare un attimo che l'occhio di bue, piacere, perché non lo so. Grazie mille. No, no, nel senso che non riuscivo più a parlare. E, niente, sono emozionato uguale, perché da domenica scorsa la parrocchia dove sono parroco, che è Bessica, vicino a Castello di Godo, Castelfranco Veneto, custodisce le reliquie del sangue di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II. Io questa sera mi sono permesso di portarle proprio perché penso e ho pensato di fare un bel regalo così a questi ragazzi e a tutti quanti noi, perché l'abbiamo sentito parlare, l'abbiamo visto anche nella parte in cui sta recitando Simone, ecco, e però mi sono permesso così di portarvelo, insomma, non voglio dire in carne ed ossa, ma con il dono del suo sangue. Ecco, questa, ecco, vi assicuro che è una cosa molto,
era la reliquia, ecco, che custodisce, ecco, il sangue e un pezzettino del lenzuolo del ricovero dell'ospedale, dell'ultima scena con il quale abbiamo concluso il primo atto. Ecco, è certificata, ecco, dal suo segretario personale, il cardinale Stanislao, ed è un dono che è stato fatto alla nostra parrocchia dai salesiani, ecco, per tutto il servizio che hanno fatto e che hanno fatto anche in Vaticano, alcuni di Bessica, ecco, in modo particolare durante il periodo del pontificato. È la sua presenza, è il dono della sua presenza in mezzo a noi. Ecco, io l'ho portato questa sera perché, se volete, dopo la conclusione, ecco, concludiamo veramente anche con un momento semplice di preghiera, nella quale vogliamo affidare in modo particolare tutti i nostri giovani, i giovani di questa comunità, perché per l'intercessione di San Giovanni Paolo II, non era ancora santo quando noi abbiamo, ecco, ideato questa cosa qua, veramente, ecco, ci accompagni tutti a scoprire la bellezza e la preziosità di una vita vissuta secondo il dono, i valori del Vangelo, nella testimonianza dell'amore, nella testimonianza di accogliere fino in fondo quel progetto che Dio ha pensato per ciascuno di noi e che Giovanni Paolo II ha testimoniato con una vita a servizio della Chiesa e di tutti quanti noi. Veramente, ecco, io ringrazio allora Mattia, che ha insistito con tanta, ecco, passione a invitarmi questa sera, e io dopo vi invito veramente a vivere questo momento tutti quanti insieme al termine dello spettacolo, come affidamento di tutti i nostri ragazzi, in modo particolare i ragazzi e i giovani di Martellago. Vi chiediamo altri 2 minuti che asciughiamo un po' il palco, perché diventa essere un po' pericoloso per le ballerine. Grazie. Adesso.
l'aveva quasi ucciso e l'ha perdonato. Io non l'avrei mai fatto. Sì, non è da tutti riuscire a perdonare. Ti avevo detto, era una persona forte, una persona speciale. Incredibile. Scommetto che poi, sì, si è rinchiuso in Vaticano per proteggersi da altri attentati. Ma no, anzi, l'essere sopravvissuto ha avuto come conseguenza la frenesia di viaggi apostolici. Sì, insomma, quasi a voler intensificare il successivo e prezioso tempo regalato. Inoltre il Papa nei suoi viaggi ha parlato anche molto di pace. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. Concedi al nostro tempo giorni di pace.
lontana, anima non ancora ore, mira ancora la sabata, e sogno il mio da demone, ha paura questa città, fratello, fratello, cagli un po' al tuo cuore, se la pelle ti pensa non facciamo l'errore di parlare di razze come con gli animali, di pensare sbagliando di non essere guai, di apprendere al bello, a fratello, fratello, a fratello, fratello, dal mio cuore al tuo cuore, se la pelle diversa facciamo l'errore di non darci una mano e lasciare che accada, di guardarci con odio e di evitarci per strada, di apprendere al più bello, da fratello, fratello. Riunire i capi delle varie religioni ad Assisi. Sentiva forse che il cattolicesimo si stava indebolendo o aveva paura del terrorismo? Ma no, vedi, lui affermava che il XX secolo ha la colpa di aver dimenticato Dio e ci sono state guerre e dittature. Il problema è la mancanza di valori e di spiritualità. Per questo ha voluto riunire i capi delle religioni. Inoltre, il Papa ha chiesto perdono per tutte le colpe della Chiesa Cattolica in questi secoli. Ma sì, mi parlavi dei suoi viaggi, raccontami. Certo, vedi, lui diceva di voler andare da tutti quelli che pregano, dagli oppressi, dagli ammalati, e di voler bussare alle porte di tutte le case. Pensa, ha visitato 130 paesi. Davvero? Sì, beh, praticamente ha fatto 29 volte il giro della Terra. Santo Padre, qui la situazione è grave, non possiamo mantenere tutti i nostri bambini. Alcuni di loro necessitano di medicinali a noi non accessibili. È difficile vedere soffrire i nostri bambini, ma confido nella solidarietà delle persone che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno sotto la guida dello Santo Spirito. Sono una piccola matita nelle mani di Dio e la mia mina continua a tracciare disegni. Disegni d'amore, disegni di sorrisi, disegni di speranza. Non c'è matita più perfetta della punta del nostro cuore. Non c'è disegno più bello di quello che l'amore dipinge negli occhi di chi riceve il nostro affetto. Non c'è quadro più incantevole del nostro donarci agli altri senza chiedere nulla in cambio. Non c'è dipinto più bello di un sorriso o di una lacrima che nasce dal cuore. Non dobbiamo stancarci mai di immergere le mani nei colori dell'arcobaleno e colorare il mondo con il nostro amore.
Negli ultimi anni della sua vita. E a proposito della sua malattia, lui diceva: la mia anima è legata al corpo ed io rimarrò qui finché Dio vorrà, ma io voglio restare con il Padre. Sentiva che il mondo aveva bisogno del suo messaggio, anche se sofferente. Sai, è stato un ottimo esempio, soprattutto per gli anziani e gli ammalati. Sai, mi sono ricreduta, è stato davvero un uomo eccezionale. Il suo contributo nel mondo è stato importante. Sai, mi sarebbe davvero piacerlo e partecipare magari a qualche evento. Purtroppo però ora è tardi. Ma no, non credere, un'occasione c'è ancora. La giornata mondiale della gioventù. Vieni, ti divertirai. All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita il chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Sotto la sua croce, cantando a lui.